Buonasera dalla redazione TGT, entra pochissimo il nostro telegiornale in primo piano, il botta e risposta al processo contro Padre Fedele e il suo segretario, botta e risposta tra la Procura Generale che chiede la conferma della condanna in primo grado e invece i difensori Padre Fedele che dichiarano la suora inattendibile perché ci sono altre denunce, le vedremo poi nel particolare, parleremo anche dell'inchiesta sul narcotraffico, arresti fra Calabria e Lombardia, hanno svelato un vasto traffico di cocaina, ma non solo, i proventi questa volta per le organizzazioni, le maggiori del Sud Italia, arrivavano soprattutto alle emissioni di bond americani fasulli. Parleremo di sanità con le questioni riguardanti i precari, quelli che devono avere i contratti rinnovati per permettere la funzionalità dell'ospedale dell'Annunziata e non solo, ci sono 1.000 posti vacanti, o meglio dei buchi nella pianta organica, sono le segnalazioni fatte al governatore Scopelliti da parte dell'ospedale dell'Annunziata. Ancora scosse sul Pollino, 3,5 questa volta, paura della popolazione. Arrivano però nuove strumentazioni per monitorare il territorio e poi parleremo del processo Lanzino che slitta ancora, c'è anche un rischio più grave, quello che venga azzerato il processo e di Pizzo che invece se la deve vedere con due ditte che curano la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento. C'è anche il calcio, altre notizie, tutto questo dopo i titoli. Udienza nel processo d'appello a Padre Fedele Bisceglia, il procuratore generale chiede la conferma della condanna in primo grado. La difesa sostiene che la suora è inattendibile e presenta fascicoli contenenti altre denunce per presunte violenze sessuali. Narcotrafficanti al servizio delle cosche calabresi e della mafia siciliana e della Sacra Corona Unita Pugliese, due operazioni a Reggio e Milano svelano un grosso giro di cocaina. Nel corso dell'operazione scoperti anche bond americani falsi, 52 arresti in Lombardia e 29 in Calabria. L'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza ha fatto sapere a Scopelliti che i precari ai quali bisognerà prorogare il contratto sono 90 e che per completare la pianta organica necessitano 1.000 unità in più tra medici e infermieri. Ancora una scossa sul Pollino, questa volta del 3,5, sono più di 100 all'inizio del mese, adesso però ci saranno più strumenti messi a disposizione dall'Istituto di Geofisica per tenere monitorata l'area. Ancora un rinvio per il processo Lanzino che tornerà in aula il 21 novembre prossimo, il procedimento però rischia di essere azzerato a causa del trasferimento della Presidente della Corte d'Assise di Cosenza. È singolare la situazione che si è venuta a creare a Pizzo Calabro, dove durante la gestione commissariale la società che si occupa della raccolta dei rifiuti è stata sdoppiata. Oggi i lavoratori e amministrazione comunale sono nei guai e sale la protesta dei lavoratori. Ancora buonasera, dunque si è svolta oggi dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro l'udienza del processo che vede imputati Padre Fedele Bisceglia e Antonio Gaudio accusati di violenza sessuale ai danni di una suora. Il procuratore generale di Catanzaro, Raffaella Sforza, ha chiesto la conferma della condanna di primo grado per Padre Fedele Bisceglia e il suo segretario. In primo grado, appunto, nel 2001 Padre Fedele è stato condannato dal Tribunale di Cosenza a 9 anni e 3 mesi di reclusione e Gaudio a 6 anni e 3 mesi. L'ex frate ha seguito il processo in aula pregando, mentre il PG sosteneva l'attendibilità della suora. Attendibilità messa in discussione dai suoi difensori che hanno depositato una memoria di 289 pagine. Nella memoria si fa riferimento a presunte inadempienze processuali e si chiede di accertare se possano conseguire violazioni perseguibili a norma di legge. Nel fascicolo del procedimento contro Padre Fedele, ed è questa la nota forse più importante, sono stati allegati una serie di altri sottofascicoli relativi a denunce presentate dalla suora vittima delle presunte violenze sessuali. La suora in particolare denunciò agli agenti della squadra mobile di Roma di aver subito violenze sessuali nel giugno 2005, nel novembre 2006 e nell'aprile 2007, di aver subito minacce nel luglio e nell'agosto 2006. Duole ravvisare, dicono i difensori Bisceglia e Caruso, che è stata disposta l'archiviazione di un procedimento aperto, comprensivo di più sottofascicoli in chiara, evidente, dichiarata connessione a quello per cui è parola, ma mai acquisiti a quest'ultimo. Padre Fedele Bisceglia appunto ha seguito l'udienza dal banco, pregando appunto, snocciolando un rosario e poi al termine della richiesta del procuratore generale ha detto sono sereno, sono fiducioso nella giustizia, sono gli altri invece che devono aver paura del giudizio di Dio, io seguo Gesù Cristo il quale ha detto che i perseguitati saranno beati. Ancora per la cronaca si chiama Bruno Pizzata, il broker della
droga di San Luca, anello di congiunzione tra le due inchieste della DDA Lombarda e Calabrese, che oggi hanno portato in totale a 81 arresti appunto tra Calabria e Lombardia. Insieme, 'Ndrangheta, Mafia, Sacra Corona Unita, questa volta i proventi non derivavano soltanto dal commercio della cocaina, ma anche dall'emissione di bond americani falsi. Marisa Fallico, sentiamo. Eccolo qui l'anello di congiunzione tra le due maxi operazioni scattate all'alba e condotte rispettivamente dalla DDA di Milano e dalla Rossi con 52 arresti e dalla DDA di Reggio Calabria, qui in azione le fiamme gialle e 29 le persone finite in manette. E Bruno Pizzata, 53 anni, legato ai Pelle di San Luca, arrestato a Duisburg lo scorso anno, considerato un broker della droga. Il suo ruolo predominante nel narcotraffico internazionale emerge sia dall'inchiesta milanese, che ha individuato e smantellato un'organizzazione finanziata dalle cosche regine che acquistava ingenti quantitativi di cocaina in Sud America e li smistava in Europa con la compartecipazione di alcune famiglie mafiose di Palermo e Gela, sia dall'inchiesta della distrettuale di Reggio Calabria, scaturita nell'operazione Revolution, che stamani ha portato in carcere 29 presunte affiliate alle cosche di San Luca, Bovalina e Africo, nonché a soggetti ritenuti vicini alla Sacra Corona Unita Pugliese. Eseguite numerose perquisizioni anche tra Reggio, Cosenza, Brindisi, Milano, Monza, Como e Genova. Una rete, quella ricostruita dagli uomini della Guardia di Finanza del GICOGOA, a capo della quale ci sarebbero stati gli esponenti dell''Ndrangheta regina, in particolare Bruno Pizzata, per i suoi rapporti con i narcos sudamericani, acclarati anche nell'operazione overloading del 2010 della DDA di Catanzaro, Francesco Strangio, 66 anni, e Sandro Bruzzaniti, 29 anni. Ma non solo stupefacenti nell'attività dell'organizzazione, che poteva contare sulla collaborazione di esponenti della Sacra Corona Unita. Proprio quest'ultimo gruppo, come emerso nel corso delle indagini partite 2 anni fa dopo la scoperta di un pacco postale con cocaina liquida diretto ad Africo, intercettata all'aeroporto di Milano, si era specializzato nell'importazione in Italia di bond americani da 500 milioni falsi, che dovevano servire a precostituire una linea di credito da utilizzare per successivi investimenti imprenditoriali. I titoli della Federal Reserve americana, sequestrati durante le indagini, erano custoditi nella cassaforte di un imprenditore brindisino, Antonio Flore, scoperta che ha confermato quanto era già emerso dalle intercettazioni sulla sinergia 'Ndrangheta Sacra Corona Unita e sulle attività parallele al narcotraffico. Parliamo di sanità. Dall'ospedale Annunziata di Cosenza arriva a Scopelliti una lista importante, quella che riguarda i 90 precari che hanno necessità di un nuovo contratto per continuare a operare e per rendere funzionale l'ospedale cosentino, ma non solo, c'è una lacuna importante nella pianta organica dell'Annunziata, ci sono 1000 posti fra medici e infermieri da coprire. Valentina Palmieri, sentiamo. Reparto dopo reparto, i direttori delle aziende ospedaliere e provinciali stanno completando la mappa del personale presente in corsia. Il documento a disposizione nelle prossime ore del governatore Scopelliti sarà portato a Roma. Un lungo elenco formato da 1000 unità circa in tutta la regione. L'esercito dei precari in attesa della proroga dei contratti in scadenza il 31 dicembre. All'Annunziata di Cosenza sono 52 i camici bianchi presenti, 40 gli infermieri. Il loro ruolo è essenziale. Se dovessero andare a casa, molti reparti rischierebbero il collasso, ad iniziare dal pronto soccorso, 11 medici precari. In sofferenza pediatria, neonatologia, gastroenterologia, ematologia, che ne contano 4, e ortopedia con 3, solo per citarne alcuni. La prima battaglia si giocherà quindi per tenere in squadra il reggimento dei precari. Il tempo stringe per alcuni reparti, sempre a Cosenza. La mancanza di personale ha comportato in queste settimane la riduzione delle attività, vedasi ortopedia. L'Annunziata però è sottodimensionata. L'ospedale Hub, secondo le ultime stime, avrebbe bisogno di 2.794 unità. Tra medici e infermieri il nosocomio ne conta 1712, mancano all'appello 1082 unità. Ancora una volta il reparto in maggior sofferenza è il pronto soccorso Odea. Per l'area emergenza sarebbero necessarie altre 40 unità. 24 per la cardiologia interventistica, 27 in ematologia e chirurgia toracica, 28 nel reparto di ostetrice e ginecologia. Oggi in affanno dopo la chiusura di diversi punti sul territorio cosentino, 23 in oncologia.
in regime di piano di rientro con il blocco del turnover e l'impossibilità anche per il prossimo anno di bandire concorsi, sarà difficile implementare l'organico. Nell'atto aziendale dell'annunziata istesura tale carenza sarà evidenziata. I conti però non consentono grossi margini di trattativa. Come ovviare alla carenza di personale resterà quindi il nodo principale da sciogliere per l'hub della provincia più estesa della Calabria. Ha destato scalpore la frase pronunciata dal deputato Mario Tassone dell'UDC oggi durante un'intervista a Radio 24 ad Alessandro Milan, che gli chiedeva del suo futuro vitalizio. È un modesto vitalizio da 6.800 euro. Da lì è scoppiata la bagarre mediatica che ha portato Tassone a dimettersi da vice capogruppo del suo partito alla Camera. E poi sono arrivate le scuse ufficiali. Ebbene sì, Radio 24 mi ha giocato un brutto scherzo, il tono ironico è un po' provocatorio del conduttore, la situazione non ottimale in cui è stata fatta l'intervista, mi hanno fatto usare in maniera impropria, altrettanto provocatoria, l'aggettivo modesto per definire l'entità del vitalizio che spetta ai parlamentari. È evidente che non penso che il vitalizio dei parlamentari sia modesto, ma volevo solo sottolineare che rispetto a quello di altre categorie risulta addirittura inferiore. Così Tassone, continuato, mi scuso comunque con il mio partito, con i tanti elettori che nel tempo mi hanno rinnovato stima e fiducia e che forse da questa mia infelice espressione si sono sentiti offesi. Ho servito il mio paese per tutti questi anni dedicando ogni istante alla collettività e continuerò a farlo dentro o fuori le istituzioni. Parliamo di terremoti perché il Pollino purtroppo continua a tremare. Un'altra scossa importante, 3.5, è la paura fra la popolazione, la preoccupazione che possa arrivare una scossa più forte. Lo sciame continua, anzi è ancora più intenso. In quest'ultimo mese sono state registrate 100 scosse. Emilia Canonaco ne ha parlato con Ignazio Guerra, sentiamo. Navigando sul sito di Geofisica e Vulcanologia si scopre uno speciale dedicato ai terremoti del Pollino, segno evidentemente che le migliaia di scosse che interessano questa parte di Calabria sono ormai diventate un caso nazionale da indagare e meglio comprendere. Per renderci conto della frequenza delle scosse che scuotono il Pollino basta cliccare sul link, compare la lista degli ultimi 20 eventi sismici che si aggiorna ogni 10 minuti, basta un attimo per capire che molte di queste scosse riguardano il Pollino. Particolarmente agitata la notte scorsa, i sismografi alle 2.51 hanno registrato una scossa importante di magnitudo 3.5 ad una profondità di quasi 8 km, localizzata nei comuni di Mormanno e Laino Castello. Nessuna sorpresa per chi studia il fenomeno. Di eventi sismici solo in questo mese, nella stessa zona, se ne sono contati 122, la scossa più forte il 1° ottobre, con un'intensità del 3.6. Quella del Pollino tradizionalmente è sempre stata un'area ad alta intensità sismica, ma quello che sta accadendo di recente non ha precedenti. Sono più di 2 anni che succede questa storia. Quello che meraviglia in questo caso è la durata, perché sequenze simili ci sono state. Quanto tempo fa? L'ultima importante che io ricordo è quella del 73-74. Esistono anche documenti storici che parlano di una, testimoniano certamente telegrammi firmati da un pretore, il pretore Giandelia, eccetera, che chiedevano l'intervento del prefetto per chiedere al governo l'invio di tecnici e macchine sismiche, anno 1888. Ecco perché l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Unical, ha deciso di intensificare le attività di monitoraggio, installando nuovi strumenti in grado di localizzare anche terremoti più piccoli e di osservare le deformazioni della superficie terrestre. Invece che un abbassamento del ritmo che uno si aspetta da un momento all'altro, c'è stato un aumento della sismicità. Quindi c'è stata la riunione della Commissione Grandi Rischi, la decisione dell'Istituto Nazionale di Geofisica, ieri siamo stati lì, sono stato lì di passaggio, mi sono fermato tutto il pomeriggio a discutere con i colleghi. E si parlava di Pollino? Io parlo solo di Pollino ormai, qua non si fa altro. Quindi abbiamo concordato un'azione, avevamo già delle idee, ieri le abbiamo un po' messe un po' a fuoco e nei prossimi giorni cercheremo di mettere altri strumenti, eventualmente, perché a questo punto il Pollino, se durasse così ancora, potrebbe essere anche un bellissimo laboratorio.
Parliamo invece del processo Lanzino, c'è intanto un rinvio e poi il rischio grave che il processo venga azzerato per il trasferimento da presidente della Corte d'Assise di Cosenza. Sentiamolo Sabba Baldino. Da 24 anni in attesa della verità, Franco e Matilde Lanzino questa mattina non si sono recati in tribunale dove era in programma l'udienza per il processo che dovrebbe fare luce sull'omicidio di Roberta, quella figlia strappata brutalmente alla vita in un pomeriggio d'estate del 1988. La ragazza fu violentata ed uccisa, il tempo è passato ma il dolore è lo stesso. Oggi nuovo rinvio del dibattimento aggiornato al 21 novembre. La decisione a causa di un impedimento personale della presidente della Corte d'Assise di Cosenza, Antonietta Gallo, ma la notizia è che il processo rischia l'azzeramento. La presidente Gallo infatti è stata trasferita e se non sarà applicata al processo il dibattimento dovrà ricominciare dall'inizio. Nel marzo scorso il boss dell''ndrangheta Franco Pino, da anni collaboratore di giustizia, ha accusato Franco Sansone, 49 anni, di essere uno degli autori del delitto insieme a Luigi Carbone, scomparso nel 1989. Secondo gli inquirenti Carbone sarebbe stato ucciso e fatto sparire per evitare che potesse rivelare particolari sul delitto della studentessa. Il pentito ha riferito ai giudici di aver raccontato quello che ha saputo da un altro detenuto nel 95 quando era nel carcere di Siano, nel Catanzarese, una lunga scia di sangue per un delitto che attende giustizia. La 107 è una strada molto pericolosa, insieme alla 106 e la 18 fra le più pericolose della Calabria. Ancora oggi un altro incidente, un motociclista sbandato per cause ancora in corso di accertamento ed è andato a terra in una galleria, non una galleria qualsiasi, una di quelle che vi abbiamo segnalato qualche mese fa, ormai 4 mesi fa per essere assolutamente senza illuminazione. Anna Franchino, sentiamo. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza Camillo Catizzone, il noto medico ginecologo, fratello dell'ex sindaco di Cosenza Eva, che nel primo pomeriggio di oggi è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla SS107 Silana Crotonese. Le immagini che vi proponiamo sono state girate poco dopo il sinistro dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Il professionista cosentino era a bordo della sua moto quando per cause in corso d'accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo, sbandando e cadendo a terra al chilometro 48 e 500 nel territorio comunale di Spezzano della Sila. Sul luogo dell'incidente, avvenuto all'interno della galleria Cone d'Aria, sono intervenuti anche carabinieri, polizia stradale e vigili del fuoco. Catizzone è stato trasportato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza con l'elisoccorso perché le sue condizioni sarebbero state giudicate gravi. Avrebbe infatti riportato varie fratture, ferite alla milza e al fegato e anche una commozione cerebrale. Sulla stessa strada, a poca distanza, nel 2002, in seguito ad un incidente stradale, è morto il padre Filippo, primario nell'ospedale di Rossano. La Cone d'Aria è una delle gallerie segnalate dal nostro telegiornale nei mesi scorsi per la mancanza assoluta di illuminazione. In seguito alla nostra denuncia, l'ANAS replicò sostenendo che i blackout erano dovuti al furto di rame effettuato da ignoti nelle cabine elettriche che servono i tunnel. Andiamo a Pizzo, dove una ditta svolge le funzioni di raccolta dei rifiuti, un'altra invece dello spazzamento della città. Uno sdoppiamento che è avvenuto durante la fase commissariale, adesso però i guai sono del sindaco Callipo. Sentiamo. Una ditta per spazzare le strade, un'altra per raccogliere i rifiuti. Il risultato di quel che accade a Pizzo è un caos organizzativo che ovviamente colpisce i lavoratori. Che cosa è successo? Hanno scorporato la ditta, l'hanno divisa, hanno fatto la raccolta da un lato e lo spazzamento dall'altro. E noi abbiamo avuto tutti questi casini con questa cosa che hanno fatto di tagliamento di ditta, no? Però noi vogliamo tornare tutti uniti come eravamo una volta. Perché non solo il spazzamento facciamo noi, i miei colleghi tengono i burracci della spazzatura sulla strada. Questa mattina si sono riuniti dinanzi al municipio per protestare, ma soprattutto per chiedere il sostegno del sindaco a risolvere una problematica che, portata avanti così, non può creare altro che situazioni di profondo disagio per chi intende svolgere il proprio lavoro per la pulizia della città di Pizzo. È una scelta che abbiamo ereditato e sulla quale non vi è dubbio che ha creato una certa confusione, ha creato una serie di problemi, ma io confido sul fatto che si possano risolvere, certamente con l'impegno di tutti, nel senso che il pagamento e il ritardo in questo caso non è una cosa della quale è una responsabilità del comune, perché
perché il Comune non ha ritardi di pagamento con l'attuale azienda. La cosa che possiamo e dobbiamo fare, faremo certamente, è quella di portare a conclusione le procedure di gara già avviate, avviate con i commissari, che prevedono attualmente la separazione dei due servizi, e io ritengo che ci siano delle elevate probabilità che non vada in porto le procedure, quindi non si aggiudichino i servizi così come sono stati concepiti, separati e con una serie di problematiche legate anche alla gestione materiale. E in quel caso logicamente noi potremo avviare una nuova procedura che in quel momento poi andremo a fare noi ex novo, e potremo certamente farla facendo rientrare in un unico affidamento sia l'attività di spazzamento sia l'attività di raccolta, anche perché questo potrebbe anche consentire un risparmio di costi, perché è logico che avere un unico interlocutore può consentire di fare anche delle economie. Isabella Roccamo adesso ci racconta la storia di 41 zii d'America che invece di portare soldi, dollari magari, qui in Calabria hanno sottratto 500.000 euro. Questo lo hanno fatto tramite degli assegni che sono destinati alle persone indigenti che loro riscuotevano illecitamente. Sentiamo. Vivevano all'estero, dove avevano un tenore di vita agiato, ma in Italia risultavano essere ai limiti della povertà, e così intascavano l'assegno sociale erogato dall'INPS, soldi destinati, e in questo caso sottratti, a persone davvero indigenti. La truffa però è stata scoperta dai finanzieri di Tropea, che al termine di articolate indagini hanno denunciato 41 persone residenti sulla carta nel Vibonese, ma che di fatto vivevano in Argentina, Stati Uniti e Uruguay. In Calabria tornavano giusto il tempo necessario per figurare come residenti e ottenere l'accredito del sussidio. Gli accertamenti compiuti dalle Fiamme Gialle però hanno consentito di verificare che le persone denunciate non avevano i requisiti previsti per ottenere l'assegno sociale. Gli indagati rientravano in Italia dai paesi dell'America Latina o dagli Stati Uniti per richiedere la provvidenza. Restavano nel bel paese pochi mesi, giusto il tempo per acquisire la residenza, aprivano un conto corrente o un libretto bancario postale e presentavano all'INPS la documentazione corrente per ottenere il beneficio. Una volta raggiunto lo scopo e ottenuto il riconoscimento dell'assegno sociale, i beneficiari ripartivano per l'estero. Nel corso delle indagini, i finanzieri hanno acquisito tutta la documentazione bancaria e postale sui conti correnti e i libretti di risparmio su cui venivano accreditati gli assegni sociali dall'INPS. Poi, per avere la certezza dell'assenza dall'Italia degli indagati, le Fiamme Gialle hanno effettuato sopralluoghi agli indirizzi di residenza indicati all'Istituto di Previdenza, dove i beneficiari ovviamente non sono stati trovati perché in realtà vivono all'estero. Adesso le 41 persone denunciate dovranno rispondere di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato. Le somme indebitamente sottratte al bilancio pubblico ammontano complessivamente a 500.000 di euro. Non è la prima volta che viene scoperta una truffa del genere. Nelle scorse settimane a Scalea, nel Cosentino, le Fiamme Gialle avevano scoperto e denunciato 174 finti poveri, e i controlli vanno avanti su tutto il territorio calabrese. Ancora cronaca, il direttore operativo della Med Center Container Terminal S.P.A. di Gioia Tauro, Vincenzo Trimarchi, è stato condannato a 20 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti. La sentenza è stata emessa dal giudice per le udienze preliminari, Adriana Trapani, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Cerreti al termine del processo con rito abbreviato. Trimarchi fu arrestato nel 2011, l'operazione chiamata KIM, compiuta dai militari del gruppo operativo antidroga del GICO del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Reggio. Trimarchi fu trovato a bordo di un automezzo furgonato della Med Center Container Terminal di Gioia Tauro mentre tentava di lasciare l'area portuale con un carico di 8 borsoni contenenti 432 panetti di cocaina per un peso complessivo di 520 kg lordi per un valore di 165 milioni di euro. Andiamo a Caso d'Ebruzio, c'è stato un incendio nella notte, le fiamme si sono propagate all'interno della pizzeria Da Michele, sita sul corso principale nel centro della Presila Cosentina. Secondo quanto si è appreso, i danni sarebbero ingenti. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Cosenza che hanno lavorato per ore e i carabinieri della stazione di Pedace. Tra le ipotesi che hanno portato, le cause che hanno scatenato le fiamme, probabilmente quella di un cortocircuito sull'accaduto, sono in corso accertamenti da parte degli uomini dell'arma. Parliamo di teatro e in particolare del progetto Teatrando S'Impara, che punta a instradare i ragazzi verso l'arte del teatro. È un progetto che è sostenuto da Comune e Provincia di Cosenza. Vediamo.
Ritorna Teatrando s'impara, il progetto rivolto alle scuole di ogni ordine e grado per invogliare i ragazzi all'arte del teatro. Un progetto di teatro, di educazione al teatro per le giovani generazioni, un'offerta di spettacoli per tutte le scuole della Calabria, perché quest'anno il progetto è diventato di ambito regionale, e dove le scuole appunto possono scegliere un'ampia proposta di spettacoli pensati per gli studenti, con contenuti e tecniche adatte alla loro età, e possono, come dire, proporre ai ragazzi questi spettacoli che, dopo averli visti, hanno la possibilità anche di scrivere delle recensioni con la collaborazione dei loro insegnanti, o di realizzare dei disegni ed essere pubblicati poi sul quotidiano della Calabria. Teatrando s'impara gode del sostegno della provincia e del comune di Cosenza. Con il sostegno all'adesione e il sostegno al progetto Teatrando s'impara, noi vogliamo intanto educare tanti ragazzi al teatro e anche contribuire alla diffusione e promozione di questa forma di spettacolo che racchiude delle potenzialità anche pedagogiche ed educative davvero illimitate. Io vorrei mettere l'accento sul titolo di questa rassegna, che è appunto Teatrando s'impara. Il teatrare è un qualcosa di più del semplice andare a teatro, e mette in evidenza questo, l'uso di questo neologismo, insomma questo verbo poi usato al gerundio, che mette l'accento sulla continuità dell'azione, su un'azione che si sta svolgendo, appunto mette in evidenza come siamo di fronte a un processo partecipato, un processo di fronte al quale i bambini non sono semplici spettatori. Teatrare è qualcosa di più di andare a teatro, significa trovarsi in un'esperienza immersiva, un'esperienza a tutto campo. Laurea in honoris causa in scienze filosofiche, domani pomeriggio nell'aula magna dell'Unica per lo psichiatra e psicoanalista argentino Salomon Resnick, che terrà la lectio magistralis sulle preoccupazioni metafisiche e ontologiche nella follia. Resnick è una delle maggiori personalità nel campo della psichiatria e grazie all'amicizia con Italo Calvino e il suo legame con l'Italia risale agli anni 60, ha insegnato alla Cattolica del Sacro Cuore di Roma e poi ad Ancona, Napoli e Venezia, ma ha forti legami anche con la Calabria e con Cosenza, dove l'associazione Ion negli anni 96-98 ha promosso una serie di iniziative, tra cui i seminari cosentini di Salomon Resnick. Dopo il conferimento della laurea, lo scienziato argentino riceverà il premio Cultura Città di Cosenza e il Telesio d'Argento nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzzi. Una notizia di sport: la quiete dopo la tempesta in casa a Cosenza, oggi l'amichevole del giovedì contro l'Audace Rossano, vittoria per 2-1, gol di Mocero su rigore Pino Mallo, il gol di Pedace per gli Ionici, e una notizia che riguarda il modulo, il ritorno al 3-5-2 per la prossima gara a Paternò. Adesso il meteo per le prossime ore. Amici di TEM, una giornata di venerdì con una situazione meteo assolutamente stabile, sarà un weekend caratterizzato dalla totale assenza di precipitazioni, da ventilazione debole e da temperature oltre la media del periodo. Come possiamo vedere dalla grafica delle correnti in quote, l'anticiclone delle Azzorre si estende dal continente africano in direzione della nostra penisola, abbracciandola per intero, e così sarà per tutto il fine settimana. Quindi è praticamente la classica ottobrata, cioè un momento, diciamo, ancora di tarda estate, e con temperature che si terranno oltre la media del periodo, diciamo, di 5-6 gradi, e attesteranno le massime sui 25-26 gradi. Non sono previste variazioni per tutta la settimana, ma neanche con l'inizio della settimana successiva, soltanto dal 25, intorno al 25-26, cioè metà della prossima settimana, potrebbero le correnti al suolo ritornare occidentali e arrivare dei brevi fenomeni, delle brevi precipitazioni. Comunque sarà sicuramente un weekend venerdì, sabato e domenica assolutamente tranquillo, non ci sono variazioni a breve. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Ugo Notaro per gli amici di TEM. Buone notizie dal meteo, il TG finisce qui, vi lascio alla programmazione della nostra rete, vi auguro una buona notte, arrivederci.